Sindaco Lacchetta, a 2 mesi da questa tragedia si torna a pregare, a sperare, a cercare di guardare con un pizzico in più di fiducia al futuro? Avete partecipato, avete voluto anche voi ovviamente questo momento, questo ricordo per le 29 vittime? Sì, si riparte dalla condivisione del dolore con tutti i familiari delle vittime, cercando di fare comunità e allargando la comunità farindolese a tutta quella dei familiari che hanno vissuto questa immane tragedia. E non è semplice ripartire, lo facciamo appunto dalla preghiera e dalla condivisione del dolore, con la speranza che nell'amore si possa riuscire a trovare la forza per andare avanti. Sì, abbiamo voluto questa fiaccolata per ricordare chi non c'è più e soprattutto per unirci tutti in un'unica voce. Questa è l'occasione per incontrarci per la prima volta tutti quanti insieme. Ci siamo riusciti, abbiamo parlato, abbiamo formato il comitato, abbiamo parlato di tante cose al fine di trovare la verità e la giustizia. Facciamo questa manifestazione per loro, per i nostri figli, per chi ha perso un papà, chi ha perso una figlia. Giustamente è un dolore grande perché ogni giorno non passa mai, il giorno passa ma la notte è triste. Giustamente noi avevamo una figlia che era responsabile del centro benessere, Marinella, lavora su da quando ha aperto l'albergo. Nel bene e nel male, pure quando è stato in difficoltà, siamo stati la famiglia più vicina a De Rossa, a Roberto, che era una persona grandiosa. In questo paese siamo stati abbandonati da tutti i politici. Non c'è stato un politico che si è fatto vivo a questo paese. Noi vogliamo che giustizia venga fatta e che il colpevole deve pagare, perché bastava così poco per salvarli, questi 29 vittime che sono rimasti su all'hotel Rigopiano. Ci si chiede sempre perché Dio l'ha fatto succedere, perché Dio non è intervenuto. La natura è libera, così come è libero l'uomo, e purtroppo la natura ha le sue leggi, ha i suoi ritmi, e quindi noi dobbiamo avere il coraggio di avere una fede per superare le prove, per entrare nella prova. E la morte, e soprattutto poi la morte violenta, è la prova suprema che l'uomo deve affrontare, è la prova più difficile, ma con la fede dobbiamo avere il coraggio di penetrare questa prova e andare al di là. Ci sono molti.